Hanno fatto fatica e che si è visto anche la differenza di ritmo dovuta ai 4-5 gradi in meno fra questa gara e quella e la prima, quella del Monte. Le indicazioni che si ricevono da queste gare quando utilizzi tutti, qualcuno è più avanti, qualcuno un pochettino più indietro, però sono molto utili perché ti danno il metro della rosa completa e quindi ti danno la possibilità di fare delle valutazioni individuali sulla condizione atletica, ma anche sulla lettura tattica, soprattutto individuale, e quindi su quegli aspetti sui quali dovremmo essere bravi insieme ai ragazzi a lavorarci durante la settimana per migliorare in fretta, perché se si chiama Como già risponde perché si respira già l'aria della prima di campionato. Siamo indietro nelle letture comuni, non si riesce ancora in maniera coordinata a lavorare con tutta la squadra, con quei sincronismi che magari è anche capibile che in questo momento ancora non siano oleati, non siano perfetti, perché è una squadra tutta nuova. Qualche ragazzo tatticamente si vede che magari non gli hanno mai chiesto quello che gli chiedevo io, oppure comunque sono indietro nella lettura rispetto ad altri, e questo purtroppo fa sì che qualche volta sembra che tutta la squadra non lavori bene, e invece non è così. Magari c'è solamente un giocatore che è in ritardo nell'accorciare su un avversario, oppure c'è un'uscita sbagliata perché dovevano chiudere una traiettoria invece che un'altra, e ti fa sballare il lavoro di tutto il reparto. Quindi ci sono delle indicazioni giuste da dove poter lavorare, e da martedì si riparte con l'obiettivo Como, ed è già uno stimolo completamente diverso anche per tutta la rosa.